poche gioie e tanto materiale su cui lavorare. Lo sport professionistico pesarese manda in archivio un weekend senza vittorie e in alcuni casi con sconfitte brucianti. È il caso della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, che dopo la controversa apertura della Vitrifrigo Arena a soli 200 spettatori è incappata in quella che lo stesso coach Yasmin Repescia ha definito la peggior partita da quando è a Pesaro. Trento ha vinto a Pesaro 57-71, una gara in cui la VL è clamorosamente mancata nelle triple con un eloquente 4 su 33 dalla distanza e con Tyler Kane che con 15 punti a referto è stato fra i pochi a salvarsi. Onestamente, peggior partita da quando siamo insieme, ma peggior partita perché è completamente loro merito, perché con loro preparazione, fisicità, atletismo non ci hanno permesso giocare in attacco, ci hanno allontanato dalla canestro lottando contro blocchi uno contro uno, tantissime volte non abbiamo idea che cosa fare, è sicuro meritano complimenti per questa vittoria. La mia squadra uguale merita perché abbiamo lottato fino in fondo, onestamente con tutti i limiti che abbiamo incontrato una squadra più forte, più aggressiva, più fisica, più atletica e tutto è finito là. Non si segnano triple ogni giorno, non si vince con una triple ogni giorno come abbiamo fatto a Venezia, ci sono giornate dove non si segna assolutamente nulla, ma di nuovo prima di tutto per meriti loro, perché non ci hanno permesso di rifarci. Dal basket al calcio sorride sicuramente più la Vispesaro che il sabato sul campo dell'Ostica Virtus Verona ha pareggiato 0-0 dando continuità di risultato alla vittoria sul Matelica. Per la prima volta la Vis non ha subito gol e per la prima volta non ne ha segnati. Un punto di sostanza che non toglie il fatto che c'è tanto da lavorare. Qui bisogna essere contenti di aver fatto una prestazione di grande intensità e di grande determinazione su un campo molto complicato, non solo per la forza dell'avversario ma anche per la difficoltà con cui si giocava. Questo vale per noi ma vale anche per loro. Noi abbiamo provato a fare, ma non era semplice. Qualche cosa ci è riuscito, qualche cosa non ci è riuscito. Io ho visto una squadra che tentava di fare quello che avevamo preparato con un tocco in più, proprio perché gli appoggi erano completamente diversi. I ragazzi hanno fatto una fatica incredibile su questo campo, ma parlando anche con Gigi Fresco, che è una persona che conosco da 40 anni, mi diceva che questo è un campo complicato per chi non lo conosce. Perché? Perché la palla corre in modo diverso, perché gli appoggi sono diversi e via dicendo. Allora, io vorrei sempre fare un calcio propositivo con idee che cerco di trasmettere ai ragazzi, ma in certi momenti e in certe situazioni credo che questi siano i punti che ti portano quell'autostima, quella fiducia che ti permette di giocarti la prossima con lo stesso temperamento, la stessa determinazione, alzando un po' l'asticella. Molto peggio è andata al Fano, incappato nella seconda sconfitta consecutiva su due partite al Mancini. Contro l'Imolese i Granata sono andati avanti dopo 8 minuti con Carnielutti con un incredibile gol dalla propria metà campo, ma poi si sono fatti rimontare nel secondo tempo dalle reti di Polidori e Stanco. Dal calcio al calcio a 5, venerdì a Eboli l'Ital Service ha rimandato l'appuntamento con la prima vittoria. In terra campana un 2-2 amaro con i pesaresi avanti con le reti di Cuzzolino e Borruto, ma poi è arrivata la rimonta di Eboli.